DNA. Loro pubblicarono un articolo nel 53 su Nature e poi nel 62 ebbero il premio Nobel. Ma per dirvi, cioè, Watson e Crick lavoravano e avevano fatto un progetto di ricerca di base, però se voi ci riflettete, le grandi rivoluzioni della storia dell'umanità sono venute da ricerche che non avevano pressioni di tipo utilitarista. Ebbene, ultima cosa, dialogo tra un grande fisico americano, Wilson, direttore di un laboratorio di grande importanza chiamato Fermi, il laboratorio Fermi per l'energia atomica, era un grande onore per noi italiani avere il nome di Fermi in questo laboratorio. Ebbene, viene ricevuto dalla commissione del Senato americano per avere dei finanziamenti. La commissione ha un senatore che si chiama Pastore. Ebbene, questo senatore Pastore, mentre sta parlando il fisico Wilson, lo interrompe e gli dice: scusa, prima di spiegarci come è fatto sto laboratorio, puoi rispondere a due domande. Prima domanda: questo laboratorio che state facendo ci servirà a scoprire cose che ci possano difendere militarmente dalla Russia? Seconda domanda: in che maniera le cose che voi state studiando possono darci più prestigio della Russia? Erano gli anni 60, quindi voi potete capire che significava in quegli anni il maccartismo, insomma, tutta una serie di, preoccupazioni che c'erano, però erano anche i tempi della guerra fredda soprattutto, e quindi c'era il tema con la Russia della competizione. Sapete cosa gli risponde Wilson? Gli risponde in una maniera geniale che i grandi scienziati colti sanno fare. Che quando uno scienziato è colto, è imbattibile. Un umanista non ci può fare niente con uno scienziato colto. I grandi scienziati colti, io ne ho avuto fortuna di conoscerne qualcuno, uno di questi è stato il premio Nobel per la chimica Ilya Prigozhin, che mi ha dato anche l'onore di avere una prefazione a uno dei miei libri. E quando lo frequentavo, la sera andavamo a cena e mi parlava delle comunità sudamericane, mi parlava dei Maya, delle civiltà, io rimanevo a bocca aperta ad ascoltare questo chimico fisico che mi spiegava cose sulla storia dell'arte, sulla filosofia, eccetera, che erano straordinarie. Ebbene, Wilson guarda stupito il senatore Pastore e gli dice: guardi, le devo dire che le cose che facciamo noi sono le stesse cose che fanno i poeti, gli artisti, che fanno i letterati, che fanno quelle persone che rendono un paese grande, e lo rendono grande per il loro pensiero, per i loro prodotti, per le cose che fanno. Però le posso dire che direttamente le cose che stiamo studiando non hanno niente a che vedere con la difesa degli Stati Uniti, però hanno a che fare con una cosa molto più importante, cioè che noi ci diamo da fare per rendere gli Stati Uniti un paese degno di essere difeso. Perché il problema non è difendere il paese, e se un paese è indegno, difenderlo è un problema secondario, e dare gloria a un paese attraverso l'arte, attraverso la poesia, attraverso le ricerche di fisica. Questo è quello che conta. Invece Pastore voleva subito il risultato pratico, quindi era miope, come sono miopi tantissimi governanti anche oggi. A parte, questa bellezza non è solo la bellezza della natura, è anche la bellezza della storia di questi luoghi. La storia dei luoghi abitati da civiltà diverse che si sono alternate e che ti fanno capire quanto il rapporto col passato non è una cosa che serve solo per studiarla sui libri. No, il rapporto col passato è qualcosa che ti fa capire e come dire, ti aiuta a dare un senso alla tua vita. Ebbene, noi abbiamo una grande fortuna in questo paese, no, di vivere in un museo all'aperto, camminando per strada vediamo
monumenti, vediamo chiese, vediamo scavi archeologici che ci sono, interrotti talvolta, ma purtroppo monumenti, entriamo nelle chiese e vediamo quadri meravigliosi, le chiese stesse sono un'opera d'arte straordinaria, quindi abbiamo coscienza di queste cose. Pensate a città come Firenze, Napoli, Roma, Venezia, ho citato prima Sorrento, ma Palermo, tutta l'Italia è così. Ebbene, noi sapete come abbiamo chiamato questo patrimonio? Negli anni 80 alcuni ministri l'hanno chiamato giacimenti culturali. Adesso, negli ultimi 10 anni, hanno avuto il coraggio di chiamarlo il petrolio del paese. Ma che vuol dire questo? Ecco, questa è la rozzezza del ragionamento. Vuol dire che il Colosseo, il Cristo velato che sta a Napoli, una chiesa, hanno un valore se ti portano i soldi. Se non ti portano i soldi, questo valore qui si perde. Noi l'abbiamo vissuto con i bronzi di Riace in Calabria. Le due più belle testimonianze dell'arte greca della storia dell'umanità. Atene non ha statue così belle. Ad Atene non ci sono. Le abbiamo noi. In un posto, come dire, sgarrubato, per usare un termine del Trentino Alto Adige, come la Calabria. Però in quel museo, la polemica è stata, ci sono pochi visitatori, le statue le dobbiamo portare a Milano. Cioè, perché a Milano noi facciamo più soldi, attraggono di più. Tutto il discorso non è che cosa mi fa provare la visione dei bronzi di Riace. E io vi assicuro, guarda, ci ho accompagnato decine e decine di colleghi che la prima cosa che mi chiedono è portami a Reggio Calabria. Ci siamo andati con Gilles a vederli insieme. Ebbene, la commozione che ti viene dalla bellezza di queste due statue è una cosa straordinaria. Ebbene, come si può essere così rozzi da chiamare petrolio i bronzi di Riace e il Colosseo? Ma questo che significa? Significa che nella nostra visione le opere d'arte vengono viste come mezzo per produrre denaro. Ma anche qui, se un'opera d'arte non produce denaro, che facciamo? La abbandoniamo. Il Colosseo, se non avesse visitatori, cosa facciamo? Lo lasciamo cadere a pezzi. Invece, proprio come il greco e il latino di prima, il Colosseo, le cose che stanno a Sorrento, quello che sta sparso per l'Italia, è il nostro dovere civico difenderle, anche se quelle cose lì non producono un euro, perché quello è il nostro patrimonio, è la nostra forza, è quello che noi abbiamo ricevuto dai padri. Guardate, in latino la parola patrimonium, oggi noi l'abbiamo stravolta, ma aveva un senso diverso. I latini, patrimonium era l'eredità che ti lasciavano i padri, ma non era l'eredità solo e soltanto di tipo, come dire, materiale, i soldi, la casa, no, era l'eredità anche spirituale che tu ricevevi dai tuoi padri. Cioè le leggi, le cose morali che dovevi rispettare, i grandi valori. E allora ecco perché tutte queste cose ci fanno poi cadere nell'obbrobrio, nell'orribile obbrobrio che abbiamo visto qualche mese fa, una settimana, 3-4 settimane fa, quando l'attuale presidente del Brasile, un paracadutista di nome Jair Bolsonaro, va all'ONU e dice l'Amazzonia è del Brasile, se brucia è un problema dei brasiliani, non entrate nelle questioni dell'Amazzonia. Allora solo un idiota ignorante può fare affermazioni di questo tipo, e purtroppo il mondo è governato da ignoranti sempre di più. Trump ha la stessa cosa, lo dicevo l'altro giorno, vi ricordate le dichiarazioni che ha fatto alla visita di Mattarella, dove ha detto l'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti risale agli antichi romani, cioè credo Colombo era Colombo, non c'entrava niente, si è sbagliato quando dice io sono arrivato lì, no, perché gli antichi romani e gli antenati di Trump si parlavano. E allora, per chiudere questo discorso, che senso ha dire che il Colosseo è degli italiani? Che senso ha dire che i monumenti di Palmira distrutti da fanatici ignoranti
che li hanno fatti saltare in aria appartengono alla Siria. No, quello è un patrimonio di tutta l'umanità. Perché? Perché la bellezza ci insegna una cosa. E questo è quello che io vorrei far capire sempre ai miei studenti. La bellezza ci insegna che un'opera d'arte è gratuita e unica. Che vuol dire? Vuol dire che quando io ammiro un'opera d'arte posso imparare una cosa che nella nostra società è difficile da capire, che io posso godere senza possedere. Io non possiedo l'opera d'arte, però la godo. Come vado in un museo al Louvre o al Prado o in qualsiasi posto del mondo, io vedo una cosa e godo. Non è vero che per godere dobbiamo possedere. Questo è un valore sbagliato, un falso valore che la nostra società ci vuole far credere. E allora, come dire, quando si distruggono i monumenti di Palmira, perché le grandi nazioni non si muovono con gli eserciti? Eppure, noi dovremmo più difendere un monumento di Palmira che un pozzo di petrolio. Per il pozzo di petrolio partono tutti, che si possono, se uno lo distrugge un pozzo di petrolio, lo puoi ricreare in qualsiasi altra parte del mondo senza problemi. Ma se io distruggo Las Meninas di Velázquez, se io distruggo la Gioconda, nessuno potrà più rifarla. Sono cose uniche e irriproducibili. Quindi noi dovremmo mandare gli eserciti a proteggere l'arte. Questo non accade, sempre perché a che serve il tema dei soldi? E allora, le relazioni umane, ma anche nelle relazioni umane abbiamo dei problemi enormi. Io dialogo sempre con i miei ragazzi, perché devo dire che non potrei vivere senza insegnare. Cioè l'insegnamento, io dico sempre, l'insegnamento non è un mestiere. L'insegnamento è una vocazione, cioè tu veramente devi capire che se tu vuoi fare il professore facendo un mestiere, no, non lo fai per come lo dovresti fare. Se tu non ami le cose che insegni, è difficile che i tuoi studenti le possano amare. Ci devi credere, questo è fondamentale. E allora io chiedo sempre ai miei ragazzi, ragazzi, primo giorno di scuola, vedete il mio cellulare? Io lo spengo, spegnetelo tutti. Io purtroppo, dico purtroppo perché come sapete adesso quando vanno in pensione i professori universitari non vengono rimpiazzati, quindi io a Cosenza ho una classe di 400 persone, c'ho un anfiteatro dove faccio lezioni, c'ho 400 persone, non vedo i volti dei ragazzi nel fondo dell'anfiteatro. Ebbene, io chiedo loro, ragazzi, spegniamo il cellulare, lo spengo per prima io, perché è giusto che sia così. Si alza la mano e dice, professore, ma io posso mettere il silenzioso? E dico, scusi, mi può spiegare perché lei deve mettere il silenzioso? Perché io vorrei capirlo, perché bisogna sempre dialogare con i ragazzi. Io ho detto, datemi una buona ragione per cui uno studente di 19 anni, io insegno ai ragazzi del primo anno, debba tenere il cellulare in silenzioso durante la lezione. Nessuna risposta. Poi dico, in mezzo a voi c'è un cardiochirurgo. Allora mi guardano e sorridono, cioè, non c'è nessuno, c'è un pompiere. Perché, per fare esempio, un pompiere può andare a salvare una vita umana come un cardiochirurgo? Niente. Allora io mi chiedo, che esigenza c'è di tenere il cellulare in silenzioso durante un'ora e mezza di lezione? Cominciano a capire una cosa, perché io vi devo dire una cosa, non c'è cosa più bella, non c'è cosa più commovente di vedere gli studenti che nonostante siano indotti a credere alcune cose e nonostante siano sotto pressione, sono i primi però ad avere un cuore grande, perché quando un professore arriva al loro cuore, loro reagiscono. E io mi arrabbio con i miei colleghi quando dicono, ah, ma non capiscono niente. No, sei tu che non riesci ad arrivare al loro cuore. Perché poi quando io chiedo loro, ragazzi, allora,
Voi capite che qui il tema, ne abbiamo discusso ieri sera a cena, c'è stato un lungo dibattito su questo tema da Angelo, mentre mangiavamo, e c'è stato proprio un dibattito con varie posizioni. Però io dico, ragazzi, una cosa è usare il cellulare. Io non sto facendo un discorso luddista contro le macchine, no. Io ho il navigatore nella macchina, uso la lavastoviglie, la lavatrice, il phone. Non è questo il tema. E uso il mio telefono cellulare, che è uno strumento di lavoro per me indispensabile. Sarei rovinato se non avessi il cellulare. Però una cosa è usare la tecnologia, un'altra cosa è essere usati dalla tecnologia. E qual è il tema? Che oggi i ragazzi, quando io gli dico spegnete il cellulare e sbiancano, è perché ormai sono intossicati, sono dipendenti dal cellulare. Per loro l'idea di sconnettersi due ore diventa una cosa impossibile da accettare psicologicamente. Altra domanda, quanti di voi non sono su Facebook? Nella classe le mani che si alzano sono rarissime, e poi sono veramente pochi quelli che non ci sono, non hanno un profilo Facebook per un fatto ideologico, sono pochissimi. Ebbene, a questo punto io mi preoccupo e dico, ragazzi, ma allora perché siete tutti su Facebook? Allora, si alza la mano dal fondo e mi dice, professore, scusi, Facebook è uno strumento sociale importantissimo. Io ho fatto 1500 amici con Facebook. Che significa questo? Che la percezione per molti giovani dell'amicizia è un click su Facebook, quando l'amicizia, come noi sappiamo, è una cosa più complessa. Ma allora, ancora una volta, è la colpa dei giovani? No, non è la colpa dei giovani. È il fatto che noi dovremmo far capire loro che coltivare rapporti di tipo virtuale, perché io lo raccontavo ieri, ero in un ristorante vicino all'università, c'era una coppia di ragazzi vicino a me, li ho osservati 40 minuti, io mangiavo un'insalata, 40 minuti, non hanno detto una parola. Ognuno chinato sul suo strumento mandava messaggi a gente che stava a distanza di chilometri e fra di loro non si parlavano. E allora questo che significa? Che il virtuale purtroppo può o potrebbe prendere un posto più importante del reale. Allora, e poi anzi mi ricordo questo ragazzo mi disse pure, professore, ma noi ci fidanziamo su internet, che è una cosa ancora peggiore. Cioè, dice, io faccio le dichiarazioni d'amore, ma io dico, come puoi fidanzarti su internet e non guardare in faccia la persona, non vedere se in quel momento ha gli occhi rossi, se ha le mani che sudano, se vedi che le sue guance cambiano di colore. Cioè, io queste cose qui, se noi le perdiamo, noi se costruiremo un'umanità disumana. Vi potrei leggere, ma salto questo discorso, le pagine bellissime sul tema dell'amicizia, le ho lette la volta scorsa, che stanno nel Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, dove la Volpe spiega al Piccolo Principe che per avere amici, tu devi dedicare tempo all'altro. Solo se io dedico tempo a te e tu dedichi tempo a me, poi tu diventerai indispensabile per me e io diventerò indispensabile per te. La Volpe dice, io non sarò più una delle 100.000 volpi, sarò la tua volpe. E la stessa maniera, tu non sarai uno dei 100.000 bambini, sarai il mio bambino. A questo punto salto questo tema qui e rifletto sul fatto che oggi noi stiamo vivendo un momento in cui è difficile sapere dove andremo, questo è chiaro, no? Però da quello che viviamo possiamo fare delle analisi. Oggi è nata una nuova forma di solitudine che è pericolosa, è una solitudine che si illude della connessione 24 ore su 24 attraverso i social. Che vuol dire? Che io ho un apparecchio, un telefono, che mi consente attraverso Facebook di stare in contatto con WhatsApp 24 ore su 24 con le persone. Però da dove ci sto? Chiuso in una stanza buia, da solo. Questa è una nuova forma di solitudine. Cioè io nella mia solitudine coltivo in fondo queste relazioni. Ebbene,
due minuti le vorrei dedicare anche al tema delle relazioni industriali, perché anche le aziende sono cambiate. Oggi noi abbiamo un capitalismo rapace, che non è più il capitalismo che abbiamo conosciuto negli anni passati. Che significa un capitalismo rapace? È rapace perché, che cosa succede? Le multinazionali arrivano in una zona dove c'è il petrolio, sfruttano il petrolio in quella zona e dopodiché se ne vanno e lasciano il disastro ecologico, come è successo in Kenya o in altri paesi, in Niger e in altri paesi africani e altri paesi del mondo. E allora, se uno ci riflette, no? Un modello positivo di fare e di concepire invece l'azione di un'azienda è stato quello di un grandissimo uomo che io quando ne parlo mi commuovo sempre, Adriano Olivetti. Adriano Olivetti crea, e lo so che... Sì. Allora, mi avvio alla conclusione. Adriano Olivetti mi diceva, e sapete che ha fatto una bellissima fabbrica nel 1955, la fabbrica di Pozzuoli qui vicino. Bene, era un imprenditore che diceva: quando gli operai lavorano in una fabbrica bella, vedendo il mare, avendo la luce, producono molto di più. Invece, quando gli operai lavorano in fabbriche squallide, sfruttati, eccetera, producono di meno e soprattutto noi li abbrutiamo. Qual era il senso del lavoro per Olivetti? Sentite quando, che cosa dice, cito questa frase: ognuno può suonare senza timore e senza esitazione la nostra campana. Essa ha voce soltanto per un mondo libero, materialmente più fascinoso e spiritualmente più elevato. Suona soltanto per la parte migliore di noi stessi, vibra ogni volta in gioco il diritto contro la violenza, il debole contro il potente, l'intelligenza contro la forza, il coraggio contro la rassegnazione, la povertà contro l'egoismo, la saggezza e la sapienza contro la fretta e l'improvvisazione, la verità contro l'errore, l'amore contro l'indifferenza. Io voglio che la Olivetti non sia solo una fabbrica, ma un modello, uno stile di vita. Voglio che produca libertà e bellezza, perché saranno loro, libertà e bellezza, a dirci come essere felici. Ecco, un imprenditore che ragiona così, no? È un imprenditore che ti fa capire che gli operai, l'ambiente che ti sta intorno, tutto questo è fondamentale per far crescere l'umanità. Chiudo.